primo giorno senza obbligo di mascherina all'aperto. Allora all'Aquila, in centro storico, in una bellissima giornata di sole, anche se piuttosto fredda, siamo venuti a chiedere agli aquilani cosa pensano di questa eliminazione via via delle restrizioni, per capire se decideranno di indossarla ancora precauzionalmente oppure se non vedevano l'ora davvero di toglierla, almeno all'aperto. Mascherine via all'aperto da oggi, voi la portate, non vi sentite ancora pronti ad abbandonarla? Io la porto sempre, continuerò a portarla ancora per molto tempo, insomma. Lei ritiene che bisogna ancora usare accortezze? Sicuramente. Lei, signora? Non ci ho pensato, per me è indifferente portarla o non portarla, non la porto per il momento. Senta, psicologicamente è difficile, cioè siamo abituati insomma a 2 anni ormai a convivere. Io sono tranquilla, ho fatto sempre tutto quello che bisognava fare, sono tranquilla. Lei la porta ancora, non è pronto? È una protezione adesso, con l'aria rigida del mattino, è una protezione. Anche per quello, diciamo, oltre al virus. Sì, è l'unico lato positivo. Secondo lei era giusto eliminare, diciamo, questa restrizione dell'obbligo della mascherina all'aperto? Ma era giusto, sì. Perché si sta esagerando, poi ci stanno contraddizioni con queste discipline del Covid. Torniamo alla normalità sospirata. Cosa pensate? Va bene così? È giusto tornare pian piano? Per noi è giusto, però appena uno si accorge che ci sta un po' di assembramento, la porta appresso e se la mette. Insomma, prudenza, ancora un po' di prudenza. Sì, sì. Sicuramente sì, però riusciamo un po' fuori da questo tunnel, vediamo la luce, speriamo. Senta, oggi via la mascherina all'aperto, lei è contento? Guarda. Io sono molto contenta, anche perché dopo un lungo periodo di restrizioni sicuramente necessarie, credo che sia un po' un primo spazio di ritorno alla libertà di cui abbiamo tutti bisogno, mantenendo comunque sempre il rispetto di quelle che finora sono state regole di tutela, ma si ha comunque la percezione che stiamo facendo un passo avanti di crescita e di uscita da questo periodo pandemico. Onestamente preferisco ancora portarla. Lei, signora, anche lei con la mascherina? Riesco a portarla, ci sto bene perché non mi si vedono le rughe.